Eccoci qua di nuovo, ci incontriamo per quella che sarà la seconda parte con il tema apprendimento ed esecuzione della verticale in appoggio. Per farvi un promemoria sugli obiettivi, abbiamo due obiettivi: da una parte le capacità coordinative, quindi l'apprendimento di un gesto tecnico complesso, e dall'altra le capacità condizionali, quindi l'utilizzo della progressione didattica all'apprendimento della verticale per poter aumentare i miei livelli di forza, in questo caso la forza isometrica, come si dice in linguaggio tecnico, la forza di tenuta. Ok? Mi aggancio a questo discorso perché so che adesso, soprattutto per i giovani, è molto accattivante, molto fascino il lavoro in calisthenics o calistenico, che poi sono due termini che vengono mutuati dal greco e vuol dire bellezza della forza, ed in effetti la capacità di eseguire dei movimenti di forza con una certa precisione, come dire, mi dà molta autostima. E comunque, rispetto alle capacità coordinative, andiamo poi a stimolare quella che è nel particolare la capacità o la sensibilità cinestesica, che vuol dire la capacità di sentire in ogni momento quello che sta facendo la mia muscolatura. Quindi è una visione che io ho in ogni preciso istante i movimenti che vado ad eseguire di tutte le posizioni che il mio corpo assume con le varie contrazioni muscolari, agonisti, antagonisti, fissatori, stabilizzatori, eccetera. Ok? Quindi iniziamo con il riscaldamento, quindi attiviamo le articolazioni, quelle che sono poi deputate a fare questo tipo di lavoro, e mi raccomando, soprattutto ai ragazzi, fate sempre riscaldamento, siete giovani, vi attivate subito, ero anch'io così, però dopo, a lungo termine, come dire, il lavoro di infiammazione microtraumi va, come dire, inficiare quello che è la mia prestazione rispetto ai lavori di forza, e un'infiammazione poi è molto lunga da guarire, d'accordo? Quindi vi ricordate, iniziamo dai polsi, ok? Circonduzione dei polsi con le spinte alternate, quindi mobilizziamo un'articolazione che linea di massima non è abituata, non è nata per sostenere il peso del corpo, e adesso so che la vado a stimolare, ok? Quindi attivazione. Quindi devo imparare la flessione dorsale del polso e il gomito che rimane sempre in linea, molto fermo. Ok? Benissimo. Quindi abbiamo fatto un po' di attivazione, qualcosa anche in tenuta statica. Allungo bene l'avambraccio. E ok, là. Ovviamente le posizioni vanno mantenute per almeno 30-40 secondi. Adesso vado via, scorro via abbastanza veloce. Ok? Io mi sto attivando con voi, quindi facciamo il riscaldamento insieme. Ok, perfetto. Andiamo in posizione di varicata, più di varicata possibile. Oggi l'abbigliamento sarò senza scarpe, in modo da farvi vedere bene tutte le linee. Quindi vado a mani a terra, slancio avanti e slancio fuori per attivare la scapola omerale. Ok? Questo è il lavoro. E là. Se vedete che è un'attivazione dinamica, serve per dare segnale alla mia articolazione che lavorerò con una spalla ben fissata, d'accordo? Ok, tengo la mano a terra, adesso alterno un slancio per alto. Ok, perfetto. Adesso andiamo a sensibilizzare la parte posteriore, quello che riguarda la scapola. Quindi impariamo ad abbassare le spalle, a portarle indietro e ad avvicinare le scapole, quindi in adduzione e depressione. D'accordo? Siamo? Ok, quindi spalle dietro, spalle avanti, spalle dietro, spalle avanti. Spalle dietro, avvicino bene le scapole. Ci siamo? Ok? Spalle dietro, spalle avanti, avvicino bene le scapole. Sentite la tensione, vedete come la spalla rimane dietro, rimane in linea con la nuca. Ok? Passiamo alla parte un po' più bassa, quindi quella del bacino, e andiamo a fare la... Ecco, mi metto in gamba così vedete la...
antiversione e retroversione del bacino. Antiversione, retroversione. Quando poi noi andiamo a fare la verticale, andremo a fare una contrazione dei glutei, vedete che lavorano sulle anche e mi permettono poi di raggiungere la posizione verticale che mi permetterà poi di mantenere l'equilibrio. D'accordo? Ok, proviamo ancora. Avanti, altro e là. Contrazione glutei, contrazione addome. Se non riesco a sentire l'addome, spingo l'ombelico, ok, verso la colonna vertebrale. D'accordo? Spingo l'ombelico verso la colonna vertebrale. Ok, facciamo anche a braccia in alto. Ok, controllo. Là, bacino, dietro, avanti, dietro, avanti, dietro, avanti, dietro, avanti. E stop. Ok, abbiamo attivato un po' le anche. Adesso dobbiamo ricordare di scaldare il posteriore delle cosce. Andiamo in posizione quadrupedica, ok? Controllo la coscia, d'accordo? E allineo il braccio corrispondente, ok? Mantengo la posizione 10 secondi. Ok, questo dato è un test funzionale che mi permette di capire se ho eventuali debolezze dal punto di vista della postura. Tiro bene i glutei, tiro bene le punte, la spalla in linea col polso e il gomito. Ok, stesso lato, destro-destro, trovo l'equilibrio, mi allineo. Se avete uno specchio meglio, così potete controllare la posizione. D'accordo? Ancora una volta. Almeno 10 secondi, il tempo di trovare l'equilibrio necessario. Molto bene, mi sono attivato, è una cosa importante. Qui volevo tutta la vostra attenzione riguarda i piedi. Io lavorerò sempre con la punta in tiro, ok? Punta tirata, cosa vuol dire? Che in linea di massima tiro anche il gomito, quindi se io tiro la punta, per associazione neuromuscolare vado anche in contrazione con il ginocchio, d'accordo? Quindi sempre lavori con le punte, quindi vado ad attivare l'estensione del piede, vado in appoggio dorsale, perché oggi non indosso le scarpe appositamente per sensibilizzare quello che è la parte della caviglia, d'accordo? Ok, perfetto. Ok, ma fare l'ultimo lavoro sui polsi, posizione in ginocchio. Allora, faccio 360 gradi, allora polsi avanti, polsi all'interno, polsi dietro, polsi dentro, ok? 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8, ok? E stop, perfetto. Adesso ho scaldato un po' tutto, andiamo a fare i nostri recuperi di spalle. Questa è la nostra parete di appoggio, sta il nostro attrezzo insieme al pavimento. Andiamo a fare i recuperi di spalle. Vi ricordate della posizione di plank? Piedi uniti, contraggo bene in retroversione il bacino, spingo dentro le spalle, ok? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 9, 10, teniamo la posizione là, spalle bene dentro, spingo dentro anche la testa in linea con le scapole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi sposto un pochettino avanti, ok, sempre attraverso il bacino, vado a cercare la parete con la gamba tesa e facciamo cambio gamba. Ok, e dopo dovremo lavorare in spinta dinamica, ok? 1, tiro bene la punta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 e stop. Ok, questo per verificare se ho acquisito le posizioni di base statiche per andare poi in dinamico. Adesso lavoriamo in verticale, quindi ricordatevi il polso in flex, gomito teso, il tricipite sempre in contrazione. E la prima cosa che andremo a fare sarà il verticale a 45 gradi. Anche questa è una delle abilità di base del calisthenics in cui bisogna mantenere questa posizione qua. L'angolo ovviamente dovrebbe essere di 45 gradi, ovviamente dovrei avere qualcuno che più o meno mi indica la posizione, però non è difficile da trovare, quindi mi arrampico, ok, sulla parete, faccio una verifica, ok, provo ad andare più alto, benissimo, promemoria, quindi ho le mani larghezza spalle leggermente extraruotate, retroversione del bacino, guardo la linea tra i pollici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, ok? Comincio sempre con i 10 secondi, piano piano arriverò ai 30 secondi, arriverò al minuto. Questo mi permette di darmi la sicurezza per quanto riguarda la forza di tenuta. D'accordo? Perfetto. Adesso, siccome poi la verticale sarà in dinamico, devo imparare ad eseguire un affondo mantenendo le spalle in linea, ok? Vi abbiamo detto, queste sono le spalle in linea, questo è il mio affondo, ok? Quindi blocco bene le spalle, giro le mani, scendo, ok? 1, 10, ok? Sentite la contrazione? Bel lavoro di forza isometrica questo qua. Il passo successivo è eseguire un affondo e andare con le mani sul pavimento. Vi ricordo, larghezza spalle, leggera extradotazione. Braccia tese, spalle bloccate con le scapole giù. Ok? Proviamo l'affondo. Allora io faccio l'affondo. Ok, in questo caso gamba destra avanti, vado a fare l'affondo, cerco il pavimento più lontano possibile. Stacco la gamba, ok? Mani, gamba, e là, gamba, là, là, 4, 10. Poi eseguo la stessa cosa dall'altra parte, mi raccomando il timing. Allora il timing è a fondo, allungo le braccia più lontano possibile, prendo contatto con il pavimento, quindi già nel termine tecnico è presa delle mani a terra e poi partirà la gamba. Mi raccomando, il timing è importantissimo per poi non avere difficoltà a eseguire la verticale in appoggio al muro. Ok? Ovviamente devo scegliere il mio lato, e una volta che ho scelto il mio lato devo semplicemente fare una misura, vi cambio un attimo la prospettiva per la misura. Io devo mettermi a terra in tutta la mia lunghezza. Io ho mezza piastrella, qua sono 10 centimetri, d'accordo? Perfetto. Misuro i miei piedi, metto un segno dove sono i miei piedi, sono qui, ci metto un bel segno e eseguirò da questa posizione per controllare che la misura sia corretta. La mia misura è corretta, ritorno in presa come prima. Ok, ho il mio segno qua che mi dice che la mia misura è corretta. Quindi mi allineo, porto avanti la gamba destra, eseguo l'affondo, ho già le spalle in linea in posizione corretta, guardo dove metterò le mani, affondo, appoggio le mani, slancio della gamba. Ok? E ritorno dove ero prima, d'accordo? Via, ne facciamo 5 e 1 e torno sempre là. 2, l'obiettivo è a scoprire la mia gamba di stacco, ok? E capire se riesco a raggiungere il primo obiettivo, che è quello di portare la prima gamba
in appoggio alla parete. Ok. Perfetto, io il mio obiettivo l'ho raggiunto. Ho fatto il mio lavoro. D'accordo? Perfetto, ho trovato la mia gamma. Ritorniamo in lavoro propedeutico di potenziamento, poi dobbiamo fare anche un po' di allenamento di forza, giustamente, no? Quindi riportiamo posizione a cucchiaino, vi ricordate che è questa, 10 secondi, e andiamo poi ad alternarla alla posizione a pancia in giù, d'accordo? Così facciamo, alterniamo un po' di tecnica e un po' di potenziamento. Quindi cucchiaino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Torno un attimo sul cucchiaino, che poi Diego Calzani e Lolo. Controllo allora, gambe tese, punte tirate, vedete, annullo la curva lombare, comincio da braccia in basso, la testa guarda l'ombelico, porto le braccia in alto, poi in verticale sarà esattamente questo. Ok, una volta che ho la padronanza di questa, dovrò ricreare la stessa sensazione muscolare, vi ricordate, la sensibilità cinestesica o senso muscolare in posizione verticale. Va tutto pronto, io adesso ho trovato la mia gamba, so che devo mettere prima le mani, poi slanciare la prima gamba, quando la prima gamba è in contatto sale la seconda, a quel punto tengo la posizione, ok? Vediamo, sale la prima, sale la seconda, mi posturo bene, contrazione glutei, spingo sulle spalle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, non devo mollare tutto, la gamba la stessa scende e ritorno in posizione di partenza. Ok? Perfetto, capito tutto? Quando sono in verticale devo cercare di fare un lavoro di spalle che mi spinga ancora più in alto, quindi vuol dire che io spingo, faccio pressione sul pavimento. È la stessa cosa che si fa negli stacchi, perché per chi fa il powerlifting, prima di eseguire uno stacco, mi si spinge coi piedi verso terra. Ok? Quindi riprovo, mi raccomando, allora il lavoro delle spalle, quindi devo spingere il più possibile verso il pavimento. Io ho sempre il mio segno, ricordatevi che c'è il segno, salgo verticale, guardo bene la linea tra i pollici, punte tese, tiro le ginocchia, retroversione del bacino, spingo sulle spalle. Ok, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ho raggiunto una buona coordinazione, quindi adesso posso passare dall'appoggio di schiena all'appoggio di addome. Userò sempre la parete, vi ricordate abbiamo cominciato prima in obliquo, la portiamo un po' più in alto. Qua potrei salire come ho fatto prima, no? Per comodità andiamo a fare una salita a mezza ruota. Quindi vado sulla parete, mi avvicino, ok, mi tengo leggermente staccato rispetto alla verticale di prima, giro bene i piedi, così sento bene il lavoro delle punte e faccio lo stesso lavoro di prima, spingere, contrazione, addome, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tengo, vedete, il perno qua e scendo con le gambe eventualmente in laterale, d'accordo? Questa, una volta che sono in sicurezza un po' su questa, posso avvicinare un po' di più le mani alla mia base d'appoggio e la testa per la linea, per la verticalità perfetta, la fronte la facciamo andare in appoggio alla nostra parete. Ovviamente prima devo farlo un numero di volte, devo sentirmi un po' sicuro, d'accordo? Quindi sempre in salita, andiamo su, mi avvicino. Controllo bene la presa,
Giro i piedi, spingo sulle spalle, glutei, addome, testa dentro. Ok? Vedete, guardate la testa, testa corretta, testa in esercizio per la tenuta. Ok? Faccio la mia bella discesa e sono arrivato al punto. Questo per quanto riguarda l'appoggio. Ok, adesso andiamo a vedere quello che è il lavoro che potrebbe ad aiutarmi ad acquisire una verticale senza l'appoggio che la parete, come dire, mi dà la linea verticale, per cui io so che in quel momento sono in verticale. Ma il mio apprendimento coordinativo successivo, dopo questo lavoro qua, è quello di farmi una verticale e tenerla per 2-3 secondi, poi eventualmente fare un arrivo in capovolta. D'accordo? Sarebbe già un buon livello coordinativo. D'accordo? Quindi l'abbiamo visto l'altra volta, la posizione in appoggio triangolare. Vedete le mie mani sull'altezza delle spalle, quindi ho due appoggi, mano destra e mano sinistra, l'appoggio sul capo, non sulla fronte, sul capo, perché la testa deve rimanere in linea. D'accordo? Ovviamente mi serve un appoggio morbido, mi uso asciugamano. Telomare, d'accordo? Vado ad appoggiarmi, possibilmente sì, quindi qua metterò il capo, le mani dietro. Provo l'appoggio, le prime prove, semplicemente vado a fare una posizione in equilibrio e ritorno al mio posto con tutte e due le gambe, no? Ok, potete usare anche il cuscino basso, non è un problema. Allora, questo tanto per abituarvi, prima una salita che non è a gamba alternata come l'altra, la verticale a braccia tese, ma una salita di bacino si chiama. Quindi io devo fare allora una rotazione di bacino che vada a cercare la verticale, d'accordo? Dopodiché provo a mantenere la posizione, quindi vado lì e la mantengo qualche secondo in più, d'accordo? Devo sentire il peso distribuito mano a mano e capo. Ok, quindi vado e lo tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, una decina di secondi, tanto per capire quale è l'intensità dell'esercizio. Dice, boh, solo 10 secondi, buoni tutti, è vero. Si comincia a sentire. Lo step numero 2 è utilizzare i miei gomiti a 90 gradi per metterci le ginocchia sopra. Questo mi permette di avere un appoggio un po' più statico. Ok? E quindi, come prima, vado in appoggio, controllo bene la posizione delle mani, che deve essere molto più bassa della linea della testa. Vado, stacco, appoggio le gambe. 1, 2, 3, 4, 7. 10 e giù. Ok? Avete visto? Io sto usando un quadrato ed è molto comodo perché metto sul limite alto la testa e ai lati ho esattamente il mio appoggio. D'accordo? Rifacciamo questo e cerchiamo di sentire la posizione del lombare, quindi la posizione, diciamo, a tartaruga, la posizione del gatto inarcato. Ok? Proviamo. Pronti? Appoggio, controllo, vado, 1, 2, 3, 10. Una volta che io rimango facilmente in questa posizione, vedete, io posso andare a controllare la posizione dei piedi e in questo sono in perfetto equilibrio. Non sento pressione particolare su nessun appoggio. Il mio collo, vi assicuro, sta benissimo. Ok? Che poi per collo intendo il trapezio parte craniale. Come si può fare se uno è in difficoltà e non riesce a fare questo? Si può facilitare utilizzando sempre l'appoggio verticale e quindi andando col bacino a cercare l'appoggio della parete. È esattamente uguale a livello didattico, sempre lo stesso appoggio, stessa presa. Provo a salire, ok, ben stabile, vado a cercare la parete.
Eccolo qua. Vado a cercare la parete. D'accordo? Ecco, la testa deve essere vicino all'appoggio, se no poi si va in arco dorsale. Quindi vado a cercare la parete e poi però, un po' alla volta, imparo a tenere la posizione. Vedete, parete, posizione. Ok? Perfetto. Questo posso sfruttarlo anche per cominciare a dire, vabbè, se devo imparare a sentire la posizione della verticale, devo portare le gambe in alto. Quindi adesso mi faremo l'appoggio, mantengo la posizione qualche secondo con le gambe raccolte e poi le porto in alto. D'accordo? Quindi vado. Ok, per chi è capace va, fa questo, poi un po' alla volta porto le gambe, le porto in verticale. E a questo punto io qua potrei appoggiarmi. Questo mi serve per la verticalità. A me non serve, quindi mi tengo la mia bella verticale sul capo e mi permette capire qual è la contrazione necessaria. Ritorno in raccolta. Ok? E poi andiamo giù. Ci siamo? Ok, ovviamente poi i carichi andremo fatti, ripeto. Una decina di secondi è un buon numero di carico, d'accordo? Per capire e sentire le posizioni. Ovviamente vanno provate e riprovate più volte, ma è importantissimo, ripeto, che sentiate le posizioni, quindi il polso in flessione dorsale, il gomito in tensione completa, le spalle che lavorano con le scapoliche, ok? Si adducono e si deprimono attaccati al busto, la retroversione del bacino, schiaccio bene dentro la pancia, ovviamente la posizione delle spalle. È chiaro che se io ho una limitazione articolare dovrò andare a lavorare per implementare questo problema articolare, ma questo ovviamente è possibile un po' alla volta, tutte le articolazioni, e ve lo dice uno che ha una certa età e che soprattutto sulle anche sono piuttosto rigido, ma grazie alla mia ex maestra di danza, mi ha detto ci penso io a te, vedrai che ti migliori. E in effetti non avrò mai la spaccata di un ginnasta, ma in linea di massima sono migliorato parecchio, d'accordo? Bene, quindi vi ricordo, questo è un lavoro base di calisthenics, prima di iniziare, è un ottimo lavoro coordinativo per sentire il corpo in posizione di tenuta, è un eccezionale lavoro di forza perché devo utilizzare la mia forza per tenere il mio peso in una posizione a forte gravità. Ok, quindi in un programma ipotetico di allenamento, fare forza resistente, fare alta intensità, fare forza isometrica come questa, che poi possiamo chiamare calisthenics, ricordatevi dal greco la bellezza della forza, è un ottimo sistema per dare stimoli diversi alla muscolatura e avere una risposta metabolica corretta. Chiaro che poi, ma qui entriamo in un altro ambito in cui parlerò in seguito, che dal punto di vista alimentare, poi quello che mangerò dopo i miei allenamenti è importante, soprattutto dal punto di vista proteico, e soprattutto dal punto di vista della benzina, quindi consumo la benzina, svuoto i serbatoi, riempio i serbatoi. D'accordo? Il principio è esattamente questo. Colgo l'occasione per salutare tutti, grazie a chi si è iscritto al mio canale, superato quota 100, che considero un ottimo risultato, visto che non avevo mai fatto un lavoro del genere. Mi trovate su Facebook, Robby Prof. Serraglio, mi trovate anche su WhatsApp, se volete scrivermi, 335-6933-219, io seguo. Seguo persone, gli do consigli. Quello che mi interessa in questo momento particolare è che a livello culturale l'abitudine all'esercizio fisico diventi appunto un'abitudine, perché rinforza il sistema immunitario, ok, mi sfiamma, perché ricordatevi che molti si ammalano perché sono in sindrome metabolica e quindi non sono stati attenti, okay, alla loro salute veramente a 360 gradi. Ok? Ci vediamo alla prossima, mi raccomando. Buon weekend da Robby Prof e ci vediamo. Ciao! Allenarsi sempre.